Carissimi amici di cittadinovara.com, ci troviamo oggi in una via centralissima della nostra città, sull'Allea, una via di passeggio, con un nostro blogger, Alessandro Berardi, nonché consigliere comunale al comune di Mandelluvitta, che ci presenterà il suo nuovo libro, 140 sfumature novaresi. Ciao Alessandro. Ciao Marcella, grazie a tutti. Sì, questa è la mia prima opera, un libro fotografico che parla del territorio praticamente novarese. Ho voluto fare una cosa particolare che riguardasse appunto non solo Novara, ma anche quanto concerne le periferie e i paesi che limitrofi, che molto spesso non vengono molto valorizzati come dovrebbero, che racchiudono al suo interno delle cose particolari, davvero affascinanti anche. È un libro che è incentrato anche su una tematica importante come quella dell'ambiente e la natura, e se ne sta parlando molto attualmente anche per via di Greta Thunberg, che come è molto noto a tutti. E tante foto contenute nel libro sono appunto che riguardano la tematica ambientale e naturalistica del nostro territorio. Quindi hai fatto della tua passione, l'hai messa nero su bianco e hai fatto un libro. Allora, io da quando ho 11 anni che effettuo fotografie, scatto fotografie, ho iniziato con la macchina fotografica classica usegetta, poi mi sono avvalso di telefoni di ultima generazione e ogni tanto di recente sto adoperando la reflex, ma per fare questo libro quasi tutte le foto che troverete al suo interno sono state effettuate col telefono cellulare, una cosa praticamente semplice ma dovuta appunto alla mia passione. Le foto che ho fatto non sono state programmate, ma vissute in prima persona nel quotidiano, girando il territorio a bordo della mia bicicletta, che mi piace molto pedalare, stare a contatto con la natura e anche durante le mie giornate normali, che può essere una passeggiata, un giro con gli amici, con le amiche, e da lì sono nate queste fotografie che ho racchiuso nel libro. Quanto c'è di te in queste fotografie? C'è tanto, c'è tutto, praticamente la mia passione, il mio attaccamento al territorio, delle cose particolari che ho voluto racchiudere, come ad esempio può essere un tramonto, può essere appunto il soggetto della natura. Delle emozioni che hanno attraversato te e che tu hai trasfigurato attraverso queste fotografie. Sì, esattamente, io vorrei trasmettere ai lettori, come si vede appunto dalla copertina del libro, un'emozione appunto attraverso le mie foto, trasmettere un messaggio e allo stesso tempo un'emozione, che una foto è un attimo che rimane per sempre, come si suol dire. Questa città che ti ha accolto e che è diventata tua in tutti i sensi. Sì, perché io sono nativo di Reggio Calabria, ma vivo da sempre a Novara e ormai praticamente mi sono novarese. E sì, volevo fare qualcosa appunto che riguardasse la mia città, ma non solo la mia città, ma anche tutto quello che c'è intorno, la provincia e le periferie, perché hanno tutto il contorno importante. Non esiste solo Novara, bel salotto del centro cittadino, ma c'è molto di più nel novarese, tutto un insieme. Una dedica particolare sul tuo libro. L'ho voluto dedicare ai miei nonni che non ci sono più, in particolare mia nonna che è venuta a mancare tra l'altro il giorno prima del mio compleanno 2 anni fa. Come è suddiviso il libro? È suddiviso in diverse categorie, sezioni che racchiudono appunto la natura, natura e ambiente, come dicevo, è strutturato le montagne, i laghi e Tramonti, insomma, adesso infatti ci stavo un po' pensando e appunto richiudono in breve, sì, tutto quanto che concerne natura e ambiente, anche le montagne, i nostri laghi, e il Lago Maggiore appunto, Arona, Stresa e quant'altro. Noi viviamo in un ambiente meraviglioso e nel tuo libro c'è proprio la sezione natura e ambiente. Cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo attraverso il movimento di Greta per salvaguardare quello che ci circonda?
Dipende dalla buona volontà di noi stessi, innanzitutto senso civico, ad esempio dalla classica azione di invece di buttare la carta per terra perché si fa prima, cercare un cestino qualche metro più avanti, tenere la carta in tasca e buttarla qualche metro più avanti, fare la raccolta differenziata e soprattutto farla in maniera giusta, in maniera ottimale, e avere rispetto appunto anche della natura. In tante forme, in tanti modi, come il vandalismo, ad esempio, proprio sulla natura, come le piante e tutto quello che circonda la natura, raccogliere le deiezioni degli animali. Sono tante piccole cose, tanti piccoli accorgimenti che se nel quotidiano vengono effettuati da tutti possiamo fare veramente la differenza. E un'altra cosa che riguarda appunto l'inquinamento, ad esempio... E parlavamo di rifiuti come avviene in alcune città, purtroppo si sa, è sbagliato abbandonare i rifiuti nelle strade, ma bisogna imparare comunque ad avere, come dicevo poc'anzi, maggior senso civico, perché quello che abbiamo non è solo un patrimonio per noi stessi, ma è ciò che lasceremo un domani alle generazioni future, e dobbiamo dare soprattutto un buon esempio a chi abbiamo vicino, che può essere la nostra compagna, nostra moglie, i nostri figli, i nostri nipoti. E dobbiamo dare un buon esempio e soprattutto imparare, rispettando noi stessi, rispettiamo anche quello che abbiamo intorno. Perché hai scelto questa immagine di copertina che rappresenta il tuo libro? Innanzitutto perché rappresenta il nostro simbolo, la cupola di San Gaudenzio e il suo splendido campanile, in una versione diciamo da ultimi romantici. C'è questo splendido tramonto che parla praticamente da solo. Come dicevamo prima, le foto devono trasmettere un'emozione, e questa credo che sia una foto particolare che, oltre a trasmettere un'emozione, attira anche l'attenzione del lettore. Quindi ho voluto scegliere proprio questa foto per far sì che rappresenti al meglio la mia opera, ecco. E infatti siamo stati tutti testimoni di questi splendidi tramonti che sono avvenuti qualche anno fa. Qual è la foto invece a cui sei legato più sentimentalmente? Magari non ce n'è una in particolare, perché ogni foto racchiude un'emozione diversa, però posso accennarne un paio, come ad esempio l'eclissi lunare. Quella è stata raccolta di notte e un'amica mi ha prestato tutta la strumentistica necessaria, perché io attualmente adopero normalmente la reflex, ma devo ancora prendere tutti gli strumenti necessari per migliorarmi ulteriormente, fare scatti ancora migliori. E di notte appunto siamo andati in questo prato a effettuare queste fotografie all'eclissi, che mi hanno veramente colpito, una cosa anche diciamo romantica, perché comunque è veramente bello, non capita tutti i giorni di sera di ammirare una luna così bella con queste colore sfumature. E poi ad esempio le nostre montagne viste comunque dall'alto sono quelli che mi hanno colpito di più, però una foto in particolare non saprei dire, perché ognuna ha un'emozione diversa, sono colori diversi. Un'altra che posso accennare è quella che ho effettuato poi di scatti al mio cane in versioni appunto particolari, una immerso con le zampette immerse nella neve e l'altra in primo piano del suo musetto, perché volevo appunto dare anche visibilità agli animali, che sono importanti quanto l'ambiente e vanno rispettati anche loro. Ricordiamo ai nostri amici dove possono trovare il tuo libro e i tuoi contatti. Allora, attualmente il mio libro si può ordinare in tutte le librerie, casa editrice Chimeric, 140 sfumature novaresi. Attualmente a Novara potete trovarlo già fisicamente presso la libreria Lazzarelli, sita nelle vicinanze adiacente al Teatro Coccia di Novara, e alla libreria Mondadori Store a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Un saluto ai nostri utenti. Sì, saluto, ringrazio innanzitutto lo staff amico di cittadinovara.com per il quale collaboro, come sapete, e un saluto caro a tutte le persone che mi vogliono bene, a chi sta seguendo questa intervista, e un saluto particolare a mia nonna, che non c'è più appunto, che ha voluto dedicare questo libro, e alla mia ragazza. Un saluto agli amici di cittadinovara.com e vi ricordo 140 sfumature novaresi di Alessandro Berardi.